pillole di Non Solo Suoni. Ben ritrovati, oggi facciamo un tuffo negli Stati Uniti degli anni 70 con gli Eagles, gruppo tuttora in vita seppure con rimaneggiamenti nella band che continua ad avere successo. Nati proprio nel 1971, hanno fatto il loro esordio nell'anno successivo con l'album Eagles, che li ha lanciati nel mondo della musica della West Coast americana, loro che sono di Los Angeles. A caratterizzare la loro musica sono soprattutto il rock e il country, che si ritrovano nel disco On the Border del 1974. Che col singolo The Best of My Love li posiziona al numero 1 in classifica per la prima volta. Sarà però nel 76 con Hotel California che la band otterrà la maggiore popolarità e successo. Grazie a questo, infatti, anche la raccolta di pochi mesi prima, Their Greatest Hits 1971-75, ottenne un record assoluto negli Stati Uniti, con oltre 42 milioni di copie vendute nel mondo, delle quali 29 milioni solo in America. Ma le divergenze all'interno del gruppo aumentarono proprio in questo momento di grandissima fama. Oltre ad alcuni cambi nella band, gli Eagles attraversarono un periodo di crisi creativa, tanto che seguirono 3 anni di silenzio. The Long Run, il sesto album della band, uscì infatti alla fine del 1979, ma risentì anche di mesi di abusi, specie di alcol e droga, che avevano minato la serenità della band. Nel 1980, in occasione di un concerto, ci fu anche un violento litigio all'interno del gruppo che, pur non sciogliendosi ufficialmente, preferì dedicare spazio alle carriere soliste dei suoi componenti, ma non prima di pubblicare un doppio album dal vivo, Eagles Live, e nel 1982 una seconda raccolta, Eagles Greatest Hits, volume secondo. Dopo ben 11 anni, di fronte al segno lasciato dal gruppo, uscì un CD tributo alla band, con i loro pezzi migliori, cantati dalle voci country più in voga, che vendette oltre 3 milioni di copie e che ancora oggi è il disco tributo con il record proprio di vendite della storia. Questo risultato spinse gli Eagles a riprovare a tornare insieme. Nel 1994 uscì Hell Freezes Over, l'inferno si congela, con 4 inediti registrati in studio più un live dei loro maggiori successi, che andò così bene che il DVD è accreditato ancora oggi come il più venduto della storia della musica. Nel 1998 gli Eagles furono inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame. Nel 2001 entrarono nella Vocal Group Hall of Fame. Ciò non impedì però nuovi litigi e rotture, anche se nel 2003 venne comunque pubblicata una nuova raccolta, anticipata dal singolo Hole in the World. Seguirono una lunga tournée, un nuovo album nel 2007, a cui seguì un ennesimo lunghissimo tour di 3 anni di promozione. La band, come detto, è ancora presente, anche se la fama è legata indissolubilmente a Hotel California e al periodo d'oro degli anni 70, rimasto nel cuore dei fan.